Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Valentino Rossi The Game e sia dopo la vittoria del mondiale Moto2 abbiamo ricevuto alcune offerte. Io direi ragazzi di... Bentornato. Eccoci Ci qua. sono parecchie squadre interessate a offrirti un contratto. Trovi tutto in lista team. Che ne dici? È arrivato il momento di cambiare? Dicevo... giunto il momento di fare il nostro approdo in MotoGP a mio parere, perché i tempi sono maturi. Dobbiamo solo scegliere la moto. Allora, abbiamo la Ducati, la Honda, Aprilia. Però l'Aprilia mi interesserebbe. Però ragazzi, io punterei su una delle squadre migliori, quindi Ducati, Yamaha, Honda. Che dite? Io direi Yamaha perché sono tifosissimo della Yamaha. Ottima scelta. In questo momento mi sembra la squadra ideale per te. Certo. Va bene ragazzi, quindi il nostro approdo in MotoGP è compiuto. Vediamo che cosa ci dice il team. Quindicesima posizione, vabbè. Quindi nulla di troppo difficile. Aspettateci, congratulazioni. Ah sì, vabbè, i complimenti per il campionato. Quindi ragazzi, ci facciamo tre gare. Le ultime tre gare della MotoGP. Avremo anche un flat track ovale. Lo stavamo dicendo proprio l'altra volta che era da tempo che non ne facevamo uno. Poi ci sarà l'endurance che proveremo a farlo, ma non vi prometto niente. Vabbè, intanto andiamo a correre a Phillip Island. Siete collegati qui nel circuito di Phillip Island che ospita la sedicesima gara del campionato MotoGP. Come potete vedere, al momento il cielo è coperto da uno spesso strato di nuvole, ma nonostante questo, gli ultimi bollettini meteo hanno rassicurato tutti sul fatto che non pioverà. Perfetto ragazzi, quindi lasciamo le morbide e partiamo. La pole position ovviamente ragazzi, così come si era conclusa la nostra carriera in Moto2, così inizia quella in MotoGP. Le moto sono ormai sulla griglia di partenza, tra poco il semaforo si spegnerà ed è in questi momenti che i piloti devono svuotare la mente per riuscire a dare il massimo. Va bene. Si sente in sottofondo la Honda che urla. E comunque ragazzi, sto guidando senza traction control, quasi senza, ce l'ho a uno, guardate. Però togliamolo direttamente, dai. Ci piacciono le sfide. No, vabbè, inguidabile con TCS a zero, dai. Lasciamolo a uno. Minchia, un pochetto lungo forse. Sentite com'è cupo il rumore della Yamaha. Attenzione, mannaggia la miseria. Attenzione, 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 il piedino fuori. Dobbiamo amministrare le gomme perché abbiamo la morbida. Un pelino lungo forse. E stiamo iniziando ad avanzare, ad aumentare il nostro vantaggio. Nel primo settore qualcosina la perdiamo, ragazzi. Sempre un pelo lungo qua, mannaggia.
piace tanto sto circuito, ragazzi. Non stiamo neanche spingendo più di tanto. Ci stiamo già facendo riconoscere in MotoGP, dai. Piede fuori. C'è una frenata poderosa la Yamaha, eh. Ecco. C'è anche una caduta bellissima il nostro pilota, molto di stile. No, ma perché sei imbizzarrita? Scusate. Stanno iniziando a consumare le gomme. L'anteriore è già a metà della vita. Siamo a metà gara. Dobbiamo cercare di amministrare. E alziamo anche il traction control, va. A frenare sul cordolo. No, e vabbè, sta curva proprio non la vuole fare. No, o va corto o va drittissimo, non lo so, ragazzi, non lo so. Drapone in uscita. Ancora un po' di traction control. Dobbiamo evitare di finire la gomma prima della gara, perché sennò siamo fritti. Lunghissimo. Ma è l'anteriore comunque che non gira più, ragazzi. Se l'anteriore non gira più, non abbiamo più la possibilità di frenare forte. Beh, benino stavolta. L'anteriore è quasi finita. Mi chiedo come diamine sia possibile che l'anteriore è finita, visto che la posteriore è sempre surriscaldata, l'anteriore mai. Oh, vabbè. Inizia il penultimo giro, dobbiamo resistere un giro e mezzo.
memoria la MotoGP funziona come la Moto2, stanno arrivando là dietro adesso. Per quanto riguarda le gomme, meglio mettere una più dura all'anteriore. Quindi per le prossime gare arriveremo sicuramente più attrezzati. Cioè, se è imbizzarrita a centro curva praticamente. Ecco, è finita ufficialmente la gomma anteriore, ragazzi. Ma è una Ducati quella dietro. Mamma mia, gli hanno una cannone. È dietro di noi. Panico. Poi io non ho capito in questo gioco. Consumi la gomma anteriore, scivola la posteriore. Non capisco il senso. Ora il traction control al completo. Una gara di sofferenza. Una volta tanto. No, dai, ma che cacchio però, uffa. Oh, Iannone Dovizioso. Cazzo. Devo recuperarli. Guardate quanto guadagnano però. Vabbè ragazzi, ci accontentiamo del podio. Cioè, sono entrati proprio come due fionde e non abbiamo potuto far niente. Non abbiamo potuto far niente, ragazzi. Non abbiamo potuto far niente. Avevamo la gomma morta e sepolta. Purtroppo. Cioè, in una gara siamo già quindicesimi. Vabbè, va bene così. Va bene, dai. Marc Marquez vince il campionato. Va bene, ragazzi. Noi a questo punto ci vediamo nel prossimo video col Flat Track. Un bacione, ciao a tutti.